Contro Forlì di 20 lunghezze per 97-77, avete riscattato la sconfitta di 7 giorni fa a Brindisi, dove qualcosa nel terzo quarto non ha funzionato. Però, volendo tornare alla partita di stasera, fin dal primo quarto avete impresso il vostro marchio alla partita. Sì, è quello che vogliamo fare, riuscire a fare in trasferta, quello che riusciamo a fare qua sin dall'inizio. Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo voglia di riscatto, ma la vogliamo fare in trasferta. In casa abbiamo il nostro pubblico, abbiamo la nostra gente, siamo contenti che riusciamo a fare tutto quello che ci alleniamo in settimana. Adesso speriamo un po' di fortuna, un po' di testa nostra per riuscire a fare in trasferta. Ma Marcos, anche stasera avete sofferto un pochino nel terzo quarto, come era successo a Brindisi. Probabilmente avete avuto un calo di tensione quando rientrate negli spogliatoi. Tu come te lo spieghi? No, vabbè, sono problemi che... Anche l'anno scorso perdevamo sempre fuori casa, forse secondo me un po' di concentrazione, abbiamo bisogno di più concentrazione, più testa e stare uniti nel momento, in momenti difficili, come riusciamo a farlo qua in casa, dobbiamo riuscire a fare là, perché pallacanestro è lo sport, se vince o se perde, ma l'importante è essere uniti e giocare con la testa quando le cose vanno male. La solita cosa, per fare quell'ultimo piccolo definitivo salto di qualità c'è bisogno di andare a vincere in trasferta. La prossima trasferta è una delle trasferte più difficili, quella di Barcellona. Voi ci proverete, però troverete di fronte un avversario molto forte. Quali sono le tue aspettative per la prossima gara? Non parliamo ni di vincere ni di perdere, parliamo di giocare meglio, migliorare in trasferta. E sì, migliorando riusciamo a portare 2 punti a casa, sarebbe bellissimo, però il nostro obiettivo, al di là di vincere ovviamente, è cercare di giocare di squadra e con la testa e eliminare tutti gli errori che abbiamo fatto fino adesso in trasferta. Siamo scafati per la grande vittoria, la bella partita. Purtroppo noi abbiamo iniziato a giocare dall'inizio e quando viene scafati, giocare una partita così... dall'inizio non ci sono possibilità di portare a casa la partita. Abbiamo fatto una fatica tremenda sotto canestro, abbiamo sofferto Thomas tutta la serata, gli abbiamo fatto 15 falli e lui comunque ha preso 9 rimbalzi e è stato il nostro Quindi è ridotto a questa partita vinta da Scafati nel pitturato la sconfitta di Forlì sostanzialmente. Non è solo quello, è che all'inizio siamo entrati molto morbidi e questo ha aumentato la fiducia di Scafati e dopo tutta la partita si è messa male, nonostante dopo siamo rientrati abbastanza bene nel terzo quarto. Nel quarto si sono pagate le energie spese nel terzo o si è pagato chiaramente poi non poter alternare i lunghi per cercare di contrastare Thomas? Sì, non è stato un problema di energia, perché comunque abbiamo giocato con energia nel secondo tempo. Più che altro è stato un problema che stavamo perdendo tutti quanti i nostri lunghi per falli e quindi non sapevamo più chi opporgli. Come ho detto anche alla radio, volevamo lavarci un po' la faccia la parolaccia è d'obbligo, dalla merda, e ci eravamo spalmati a Brindisi da soli, complice chiaramente una grande squadra, però non è ammissibile per nessuno togliere il piede dall'acceleratore. Oggi onestamente la partita ha detto che nel primo tempo abbiamo avuto un'energia, un'attenzione secondo me importante rispetto alle caratteristiche tecniche, che sì, di una squadra rimaneggiata, ma una squadra rimaneggiata comunque con giocatori importanti e pericolosi. Oggi dovevamo tenere il miglior marcatore del torneo, che ce ne aveva fatti una quarantina sul gruppone a Forlì, e l'abbiamo tenuto a 4 su 15 dal campo, e credo che sia onestamente un discreto lavoro di squadra. Abbiamo sofferto molto le penetrazioni di Wanamaker, che è un giocatore che sapevamo avere questo tipo di caratteristica. Da una parte ci scoprivamo, dall'altra cercavamo di tappare il buco, perché loro avevano costantemente un quintetto dove James Thomas poteva sì far la voce grossa in attacco, ma poi in difesa si doveva difendere da esterni puri praticamente, perché Trapani è un tiratore clamoroso, un giocatore che mette la palla a terra. Lestini, voglio dire, avrà giocato sempre poco, però è tutto meno che un pivot.
e quindi dover fronteggiare giocatori così, AF, insomma, ci metteva in difficoltà da una parte. È chiaro che quando loro hanno cominciato a fare 3 punti e noi ne facevamo 2, è arrivata, sono tornati. Il terzo quarto non mi soddisfa per niente, ma ne parleremo e lo aggiusteremo in settimana. Penso che tutto sommato la cosa che non va bene è che subiamo 29 punti, subiamo con canestri e falli, e questo non va bene, perché la squadra che è decisa al primo quarto, il secondo e il quarto deve essere decisa anche il terzo. Non è che ci può essere un momento nel quale questo non succede. Mi piace sottolineare come comunque in quel momento lì avevamo prodotto diversi tiri aperti da 3 punti contro le loro zone adattate, 1-3-1 e via discorrendo, poteva finire 29 pari, che non andava bene uguale, però insomma quantomeno ci avrebbe permesso di rimanere in vantaggio della 20 di punti, che poi è stato il punteggio finale.